mistero delle lampade di Dendera, la nuova ipotesi di Lucio Tartarioli. In questo libro, oltre ad interpretare la spiritualità egizia, espongo la mia nuova ipotesi sulle famose lampade della cripta del tempio di Hathor e Dendera. A mio parere, in questo tempio avvenivano ritualità legate all'energia animica, che veniva controllata dagli dei, i biblici Nelfin Elohim, che al tempo si spartirono i territori della terra. A Dendera era stata realizzata la nuova casa della vita, che prima era ad Abido e presso le sale delle piramidi. Nella casa della vita l'energia animica veniva controllata con l'energia prodotta dalla capacità piezoelettrica del granito. Del resto, la stessa energia animica pare essere una sorta di campo elettromagnetico. Quindi a Dendera vi era una casa che sorgeva in un particolare luogo energetico, dove avvenivano rituali di creazione ad opera degli archetipi. Tutto in questo testo è specificato dettagliatamente. Quelle lampade non servivano ad illuminare, come credono alcuni studiosi. Appare chiaro che quell'energia rappresentata dal serpente che si erge dal fiore di loto, che è alla base delle lampade della cripta di Dendera, assuma un significato legato al dio Nefertum, realizzazione perfetta di Atum, una delle espressioni della luce e della resurrezione. Infatti, questi templi sorgevano sempre vicino a fonti d'acqua, ed è noto che la presenza del loto sulle acque del Nun segnava proprio la rinascita del processo di trasformazione della materia in spirito, della temporalità in luce, come già saggiamente sapeva Champollion, che comprese il vero significato del fiore di loto, dedicando la sua intera vita all'interpretazione dei geroglifici egizi, comprendendo anche la loro triplice coesistenza del valore figurativo, simbolico e fonetico. Lo stesso termine geroglifico deriva da due termini greci, hieros, sacro, e clifeni, incidere. Per cui nella cripta abbiamo incisioni sacre che hanno a che fare con la religiosità della creazione. Horus, o meglio, lo spirito di Horus, la luce creatrice, in una sua rappresentazione, sorge dal fiore di loto come i serpenti nelle lampade della cappella di Dendera. Come ad indicarci che lui stesso è un'anima giovane, consapevole, un essere creato che giunge dall'alto, archetipo divino del Dio, il serpente sparviero, o meglio, il falco, la luce animica del cielo ai massimi livelli, mentre l'anima umana dovrà ancora evolvere. Devono passare molti cicli prima che diventi anch'essa un Horus. Ricordo che l'inizio egizio prendeva posto nel vascello solare per solcare le acque, cioè il cielo, ed era accompagnato per l'appunto dalle divinità. Un'invocazione a Ra riferisce: i serpenti cantano e ti esaltano, i divini serpenti illuminano le tenebre per te, le tue due figlie serpenti ti trainano nella tua forma. Le dee serpenti dell'Uranus ti acclamano, le dee serpenti ti rendono lodi. Invito a fare attenzione sulle parole ti trainano nella tua forma, che ci riportano alla creazione e anche ai casi noti delle abduction, che presentano analogie per scopi non chiari. Infatti, guarda caso, nella rappresentazione della cripta ritroviamo anche il noto serpentone delle abduction. In un basso rilievo appare una figura rettile a destra con i coltelli in mano, o se volete il biblico diavolo separatore cacciato dal paradiso a corrompere la razza umana, la necessaria parte duale. In ogni caso, un serpentone proteso a tagliare questo ciclo animico di esistenza, ed in certi bassorilievi pare lo confermino anche i geroglifici.